Il Castel di Sangro vince a Penne per 2-0 grazie a un secondo tempo sicuramente migliore, un primo tempo invece in equilibrio con il Penne che ha reclamato per un paio di azioni che potevano avere miglior fine. Al nono, traversa di Abraham di testa per il Castel di Sangro che inizia così la sua buona partita dopo la burrascosa gara col Teramo finita poi con quattro provvedimenti disciplinari contro, quindi con quattro giocatori squalificati. Al dodicesimo la reazione del Penne con una punizione di Galiffa per Pierri che finisce fuori. Al ventinovesimo concitata azione del Penne con Pierri che coglie la traversa e poi Galiffa e lo stesso Pierri non trovano la conclusione vincente a due passi dalla porta. Al trentesimo Pierri reclama un rigore per uno strattone in area. Al trentunesimo errore impresa di Labarba ma Abraham non ne approfitta. Al trentacinquesimo angolo di Galiffa ma Pierri incorna fuori. Al quarantasesimo sinistro di Pierri da buona posizione ma a lato. La ripresa si apre subito con il gol al terzo minuto del Castel di Sangro e Abraham di testa che approfitta di una cross dalla destra e di una indecisione della difesa del Penne. Al nono il Penne replica con un'azione in prota per Pierri, tiro alto. Al sedicesimo Capitani in contropiede tira debolmente. Al trentatreesimo il Penne protesta per un mani di Acquaviva, ma al quarantasettesimo con Capitani il Castel di Sangro riesce a segnare un 2-0 che proietta la squadra sangrina verso migliori posizioni ancora della classifica, mentre il Penne deve meditare per questo periodo negativo. È andata bene, su un campo difficile, dovevano salvarsi, noi avevamo numerose assenze, temevamo molto questa partita su questo campo, alla fine siamo riusciti a far gol con Alexis, da lì abbiamo preso in mano la redini del gioco e alla fine ci ha premiato con il secondo gol di Capitano. Dobbiamo vedere tutti quanti, guardarci un attimino negli occhi e capire se abbiamo la voglia giusta per lottare, per disputare, per almeno staccare il Nodaresco e fare i play-out, oppure se vogliamo mollare tutto, ma sarebbe da stupidi perché abbiamo fatto tanto dalla metà di dicembre per rincorrere il Nodaresco, adesso che siamo lì, buttare tutto al vento sarebbe da stupidi.